L'ospedale è la casa dei cittadini, nessuno vuole togliere niente, anzi vogliamo aggiungere. Così Antonio Battistini, commissario straordinario dell'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, intervenendo nella sala ferrante dell'ospedale Giovanni Paolo II su invito del comitato La Sanità che Vogliamo, il sodalizio laico voluto dalla consigliera regionale Amalia Bruni, formatosi da poche settimane e che intende evidenziare tutte quelle problematiche e criticità che affliggono il sistema sanitario locale. Crediamo nella potenzialità di questo ospedale anche per la sua strategica posizione geografica, ha aggiunto Battistini. Al contempo diciamo ai lametini che l'ospedale è casa e come tale va rispettata per dovere di appartenenza, per senso di comunità. In un anno per l'ospedale lametino sono stati realizzati investimenti per oltre 5 milioni e mezzo di euro che si aggiungono ai 21 milioni di euro da sbloccare per la rifunzionalizzazione delle aree interne ed altri 21 milioni per la messa in sicurezza e altri ulteriori 8 milioni. Sono felice di essere qui in questa sala, che è la sala dell'ospedale, per dare risposte al territorio di Lamezia. Noi con il generale Battistini avevamo già preventivato quello che poi è accaduto. Non poteva in nessun modo essere punito e depotenziato una struttura come questa. L'ospedale Giovanni Paolo II di Lamezia è nella rete degli, ospedaliera territoriale, è uno SPOC ed essendo uno SPOC deve avere all'interno un numero di strutture complesse ben definito, che tra l'altro è definito da un decreto ministeriale, per cui noi non ci siamo in nessun modo preoccupati di quel famigerato DCA, ma sapevamo che il Presidente rimetteva in pista un nuovo documento con i numeri esatti previsti dai decreti ministeriali. Noi, ribadisco, abbiamo necessità di servizi, quindi quello che è certamente importante, seppur il commissario Chiuto vuole portare a compimento questa problematica, questa tematica di azienda zero, questa enorme azienda organizzativa che però rientra e pesa perché è un'azienda sanitaria, probabilmente, anzi certamente dal nostro punto di vista, va ripresa e rimessa in una condizione di maggiore normalità, perché altrimenti il rischio qual è? Che noi stiamo aumentando i posti letto, che è una cosa che ci tocca, che è nostra perché noi siamo sotto gli standard, ma gli eserciti non possono andare senza generali. Se non abbiamo i responsabili delle unità operative complesse, il rischio è molto alto.